Alessandro De Vena, torni al gol dopo 3 giornate di digiuno, quota 17 e soprattutto nell'ambito di una partita cominciata benissimo col piglio giusto, e qualcuno, noi prima poco fa ci dicevamo avessimo cominciato tutto così. Vabbè, sappiamo, diciamo sempre le stesse cose, ma purtroppo la società era nuova, era tutto nuovo, ed è stato ancora più bello ora rivedere, ripartire così e fare il risultato. Quindi doveva andare così e ora stiamo agguantando il primo posto. È la prima volta che abbiamo giocato da squadra? Ma non è vero, no, ma non sono d'accordo su questo, perché forse ci credevamo un po' di più questa volta, ma è solo un fatto di crederci un po' di più rispetto alle altre volte, ma siamo sempre stati squadra, perché se non eravamo squadra non stavamo a 4 punti, 5 punti dall'anno 7. Alessandro, è un po' una battuta, una provocazione, ma ci può stare un sorriso quando vinci 4-0 fuori casa, ma tu al posto di Alfageme quella palla la davi o cercavi di segnare lì 4 contro il portiere? Ma secondo me lui stava in una posizione che la doveva dare per forza, quindi sì, l'avrei data anche io, anche perché non, il gol è l'ultima cosa che io penso, quindi scendo in campo per vincere, poi il gol arriva e sono contento. E poi c'è questo rito del petto a petto con Alfageme che si ripete. Sì, è nato tutto a Caserta e ora lo ripetiamo qui ad Avellino. Proprio a Caserta Alfageme aveva detto: con De Vena mi conosco poco, sto imparando a conoscerlo e l'intesa sta crescendo. Oggi si è vista una bella intesa in campo, movimenti contro movimenti, vi cercate di più e vi trovate meglio. Sì, è vero, anche perché comunque lo ricerchiamo sia in allenamento e poi di conseguenza arriva anche in partita. Un'ultima battuta per questi tifosi che non vi fanno sentire in Serie D. È vero, sono veramente da lodare e da ringraziare, perché ci mettono davvero il cuore, hanno una forte fede. Ce ne sono pochi così. Adesso arriva la sosta, io immagino tutti a ricaricare le batterie, poi testa bassa, ultime 8 con l'obiettivo, cioè l'obiettivo, il problema è che siamo condannati a vincere. Ma questo non ci spaventa, abbiamo una squadra per vincere, ora questa settimana cercheremo di riprendere gli infortunati, perché anche di loro abbiamo bisogno, di Vincenzo, Pepe, di Alessio, degli altri che in questo momento stanno un po' acciaccati, quindi tutti insieme nel rush finale cercheremo di vincerle tutte. Grazie.